È un bel derby quello dello Iacovone tra Taranto e Foggia, il pari accontenta tutti al termine di una partita sempre in bilico ed equilibrata. Zeman si affida allo schieramento classico, preferendo però Merola a Turchetta. La terza torna al 4-2-3-1, rispolverando Granata in difesa. Anche sulla tre quarti c'è una novità, un inedito, Labriola. Il Foggia passa in vantaggio dopo 11 minuti, la sgroppata sul fronte destro è di Nicolau che penetra in area di rigore, effettua un cross, la deviazione fatale di Granata che beffa Chiorra. La reazione del Taranto è immediata, 7 minuti dopo cross di Versienti, Saraditi colpisce in corsa, scordinato di poco al lato. Un minuto dopo, dall'altra parte, parata provvidenziale di Chiorra su Garofalo tutto solo. 23esimo diagonale, forte ma impreciso di Ferrante, palla al lato di poco. Al 32esimo c'è una palla gol per il Taranto di Gennaro Pennella per Saraniti, la cui sponda per Giovinco che arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento col gol. L'ultima azione del primo tempo giunge al 39esimo, Riccardi calcia al volo ma Dalmasso si distende e riesce a deviare in calcio d'angolo. Nella ripresa il Taranto subito pericoloso dopo appena un minuto, Giovinco dal limite calcia forte di poco al lato. Al sesto giunge il pareggio, Dalmasso perde il possesso del pallone, Saraniti arriva alle sue spalle, gonfia la rete, 1-1. Nono gol stagionale per l'attaccante ionico. Al 27esimo c'è un grande intervento di Chiorra sulla testata di Ferrante. Al 90esimo palla gol per Turchetta, entrato nel frattempo in campo nella ripresa, pallone deviato in calcio d'angolo. È proprio sulla sirena un colpo di testa di Di Gennaro sfiora il gol del 2-1. Alla fine è pari e patta. Taranto e Foggia si dividono la posta.